penso alla Caritas diocesana, alla Migrantes, il Centro Servizi per il Volontariato e la Comunità Volontari per il Mondo, tante realtà che da anni lavorano per l'integrazione. Adesso noi ci accingiamo ad ascoltare un piccolo dibattito, due idee, due osservazioni su un tema molto importante che è quello del volontariato e della cooperazione. Allora io invito a venire Ivan, Ludovica, Paul dell'Associazione Papa, Paul del Burundi, prego, e Filippo Di Giovanni della Caritas. Paul, dove sei? La nostra festa è una festa che nasce veramente con il cuore e dovete sapere che anche se l'Italia sta soffrendo, poco fa abbiamo saputo di un altro morto a causa del terremoto, la ragazza che purtroppo è deceduta ieri a Brindisi, non vi nascondo che nel mondo ci sono tante situazioni di ingiustizia, di guerra e quindi comunque di vittime. Voi dovete sapere che solo in Africa ci sono più di 70 conflitti e quindi noi cerchiamo di, come dire, supportare, cercare di creare un mondo nuovo sia qui in Italia e quindi a Chieti, a Pescara, dove viviamo, ma anche nel resto del mondo. Ecco che tante associazioni che lavorano qui per il bene comune, per la pace, per la solidarietà, cercano di dare uno sguardo, di allargare i propri orizzonti verso i paesi lontani, i paesi del sud del mondo. Prego, Ivan e Ludovica, prego. Ecco, Paul. Allora, io do il benvenuto a Ludovica e Ivan, che sono due volontari che il 27, quindi domenica prossima, partiranno per l'Africa, per la Tanzania, per un'esperienza di volontariato. E do il benvenuto a Paul Nimi Baruta, giusto? Paul Nimi Baruta, burundese, rifugiato politico, antropologo, filosofo e se volete aggiungete qualcosa perché parla 5-6 lingue, quindi insomma è un personaggio davvero importante. E Filippo Di Giovanni, l'avvocato della Caritas che si occupa di diritti umani e di solidarietà. Allora, il punto è questo. Si soffre in Italia, c'è povertà in Italia, tutti lo sappiamo, c'è crisi, ma c'è anche qualcuno che cerca di allargare i propri orizzonti. E quindi la domanda è d'obbligo, perché un cittadino burundese che vive in Italia, che sopravvive in Italia, perché non è facile vivere in Italia, voi dovete sapere che il lavoro non si trova, e se non si trova per noi italiani vi assicuro che per un africano antropologo proprio non è facile trovarlo. E invece lui, anche se con difficoltà, vive, sopravvive in Italia, ha aperto il cuore al suo paese di origine. Paul ha fondato un'associazione, l'associazione APAPA, che poi ci dirà cosa significa, per promuovere progetti, per promuovere solidarietà e sensibilizzazione per il suo paese e quindi per i Burundi. Paul, perché l'hai fatto? Abbiamo fondato un'associazione di volontariato per la pace attuata e perenne a Mahoro. A Mahoro significa la pace nella lingua burundese Kirundi. Abbiamo fondato questa associazione per sensibilizzare per la solidarietà che è un valore, diciamo, internazionale e universale e perenne. Ok. Lui sta proponendo dei progetti nelle scuole, perché dovete sapere che è giusto ed è importante costruire qualcosa nei paesi poveri, nei paesi del sud del mondo, ma è anche giusto costruire qualcosa qui. E Paul, ma anche tante altre associazioni, lavorano nelle scuole per sensibilizzare. E proprio attraverso queste sensibilizzazioni, Ludovica, un'operatrice di un'associazione, lavora nelle scuole, proprio in questo contesto nasce spesso il desiderio di dare un contributo. E molti ci chiedono, molti chiedono cosa posso fare, cosa posso costruire, cosa posso lasciare in un paese del sud del mondo. Ecco, io lo chiedo a voi ragazzi, andate per lasciare qualcosa o andate a prendere qualcosa? Beh, per quanto mi riguarda sicuramente a prendere qualcosa e probabilmente è bionivoca la situazione, sicuramente è molto di più quello che io riceverò rispetto a quello che io potrò dare. L'obiettivo è mettersi a servizio di chi ha bisogno e cercare di dare una mano. Nel fare questo, ricevere
sicuramente molto di più di quello che si riesce a dare in termini di qualità di rapporti umani, di sensibilità, di conoscenza e di apertura mentale. Se mi chiedete perché parto, non posso che dirvi perché non potrei fare altrimenti, non posso essere felice sapendo che ci sono altre persone che non lo sono, e spero di poter dare il mio contributo affinché qualcosa possa cambiare nel mondo. Allora, è importante sottolineare questo, per chi non lo sapesse, c'è un mondo che soffre, questo mondo non è un piccolo mondo, è l'80% dell'umanità. Voi dovete sapere che noi ricchi siamo il 20%, e meno male che siamo ricchi, perché forse, voglio dire, siamo nati qui, il caso ha voluto questo, ma realmente non siamo solamente noi sul mondo, ci sono tante altre persone, e l'80% soffre. Quando parlo di 80%, ovviamente mi riferisco ai paesi e ai continenti dove ci sono povertà, quindi l'Africa, l'America Latina e l'Asia. Ma vi assicuro che adesso, in quest'epoca, il nord e sud del mondo si è spostato, non è solo lì, ma è anche qui. Quanti di voi a Roma, a Milano, hanno visto le baraccopoli dei Rom, o così come a Pescara?